Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Il giorno della memoria. Il Consiglio regionale ha deciso di affrontare questo annuale appuntamento recandosi al Memoriale italiano di Auschwitz a Firenze. Anche quest'anno il Consiglio regionale della Toscana ha scelto un luogo simbolo in cui svolgere la seduta solenne in occasione del giorno della memoria, stavolta a Firenze presso il memoriale italiano di Auschwitz. Abbiamo voluto ricordarlo in un luogo simbolo, in un luogo simbolo per Firenze, per la Toscana, in un luogo in cui si ricordano attraverso le parole e le immagini. Quanto orrore sia stato compiuto dal regime nazifascista, i campi di sterminio, tutte le violenze subite dalle comunità ebraiche, dai Rom, dai gay, le deportazioni. Milioni di donne e di uomini uccisi barbaramente e noi abbiamo un compito, oggi che purtroppo i testimoni della memoria sono sempre meno, di diventare noi amplificatori di memoria, di fare in modo che questi luoghi siano sempre più visitati dalle nostre scuole, dalle studentesse, dagli studenti. Iniziative come queste servono esattamente a questo: non voltarci dall'altra parte, ricordare che la libertà è un dono prezioso che siamo riusciti ad avere perché donne e uomini hanno donato il sangue per noi e lavorare davvero per costruire le condizioni che tutto questo non accada più e quali sono le condizioni di base ci sia pace. Su come celebrare il giorno della memoria, Gabriele Nissim, presidente della Fondazione Garivo la Foresta dei Giusti, organizzazione no profit che svolge la sua attività a livello internazionale, ha detto che occorre concentrarsi su concetti nuovi e per fare chiarezza ha messo nero su bianco il significato di alcune parole. Noi dobbiamo eh, eh, riconoscere eh, eh, la genesi dei segni del male, no? perché ad Auschwitz è il punto finale, ma eh, si arriva ad Auschwitz sempre con delle tappe di preparazione che possono portare al male estremo. E oggi noi viviamo in un mondo estremamente pericoloso. Perché abbiamo la Cina che vuole invadere Taiwan, la Russia che ha invaso l'Ucraina, la Corea che vuole del Nord che vuole invadere la Corea del Sud, eh, le, le guerre in Medio Oriente, abbiamo attacchi alla democrazia, non sappiamo come andranno le elezioni americane. C'è una situazione, credo, eh, molto differente da, da quello che era prima, perché prima noi avevamo un'idea in sostanza... Di una pacificazione del mondo dopo l'89, pensavamo che finissero le guerre, che ci fosse la collaborazione internazionale, che la globalizzazione facesse diventare tutti amici, no? Invece eh, oggi ci sono nel mondo grandi segni del male. Quindi oggi il problema, anche quando si fa la giornata della memoria, è di pensare il passato guardando al presente, no? perché il passato serve al presente, perché se non serve, e oggi io credo che eh, noi dobbiamo lanciare un messaggio eh, non solo alla politica, ma soprattutto ai cittadini, alle persone comuni, ai giovani, agli insegnanti, agli educatori. Un messaggio affinché ognuno si prenda delle responsabilità in questa crisi che c'è oggi. È il dovere della memoria, l'impegno delle istituzioni, della Toscana, del Consiglio regionale, di fermarsi, ricordare quello che è successo per non dimenticare, ma soprattutto per attualizzare rispetto alla dimensione dell'uomo, della persona, al valore della persona. Se pensiamo in queste ore a quello che sta accadendo in Medio Oriente, alle guerre che sconvolgono l'Europa e a quanto è successo, abbiamo visto ognuno di noi le immagini di Daria Salis in Ungheria, una situazione che denota massima attenzione, sembra che l'uomo non dimentichi mai, anzi dimentichi, e noi invece non vogliamo dimenticare rispetto della persona, rispetto dei diritti e credo che serva sempre tenere alta l'asticella dell'attenzione. La Toscana ha questo compito, ha questo dovere, ha un impegno morale e credo che insomma oggi fare un Consiglio regionale, fermarsi in questo luogo, simbolo di un ricordo importante che dentro di noi deve anche sempre tenere alta l'asticella diciamo, del rispetto dei valori umani e bisogna provare. A, a fare uno scatto in avanti e fare in modo che l'Europa, il nostro continente, dimentichi quella stagione, che non si, non si ripercuota più quanto è successo con l'olocausto e soprattutto con lo sterminio di tante persone innocenti. 400.000 euro per le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della liberazione di gran parte del territorio toscano, ovviamente, dall'occupazione nazifascista. La legge è passata a maggioranza nel consiglio regionale, che lo ha approvato, ovviamente, su proposta dell'Ufficio di presidenza. 400.000 euro per il sostegno delle iniziative per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della liberazione della gran parte del territorio toscano e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste. La legge proposta dall'Ufficio di Presidenza e finanziata con l'avanzo di bilancio del Consiglio regionale è stata approvata a maggioranza con 24 voti a favore, tra Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, e 7 astenuti, Fratelli d'Italia e Lega. Questa è una norma che io ho voluto con grande forza. 400.000 euro perché il PROS quest'anno è l'ottantesimo anniversario dalle tante stragi nazifasciste che hanno segnato la storia della nostra regione dell'ottantesimo anniversario della liberazione. Per dire che la Toscana non si volta dall'altra parte, per dire che serve continuare a ricordare perché quello che è accaduto non accada più e perché da quel tempo. Noi dobbiamo portarci eh, l'esperienza, l'esperienza di costruire eh, un mondo migliore. Quello che è accaduto non deve accadere più e noi dobbiamo spiegarlo, raccontarlo alle ragazze e ragazzi. In eh, quel tempo tante donne e tanti uomini hanno donato la loro vita per noi e se noi oggi siamo cittadine e cittadini liberi lo dobbiamo al sangue che loro hanno versato e per questo ho voluto con forza questa norma per sostenere iniziative dei comuni e delle tante associazioni che ogni giorno si impegnano sul territorio. Un altro provvedimento che stanzia questa volta 300 mila euro per aiutare le, i comuni e le associazioni e le istituzioni che vorranno dedicare le loro iniziative a sostenere e a promuovere la memoria dell'ottantesimo eh, anniversario della liberazione delle stragi eh, nazifasciste. Noi crediamo che oggi, come non mai, sia indispensabile fare un lavoro di conoscenza della storia e di custodia della memoria, perché la cosa più pericolosa non è la cattiveria oggi, la cosa più pericolosa è l'ignoranza. Non c'è stato il nostro voto favorevole, ma non perché non siamo favorevoli a questa ricorrenza, anzi, ai giorni d'oggi, tutto quello che succede in giro, Ancora di più eh, c'è bisogno di queste commemorazioni perché noi volevamo che tutti i soldi dell'avanzo del Consiglio fossero utilizzati per l'alluvione e che per l'ottantesimo anniversario eccetera si ricorresse alla festa della Toscana, avrebbero avuto gli stessi soldi con un altro tipo di finanziamento. Dibattito in aula durante l'ultima seduta del Parlamento toscano riguardo alla disforia di genere, un tema che è stato posto al centro della diatriba politica in seguito all'ispezione da parte del Ministero della Salute del centro di Careggi. L'8 febbraio verrà approfondito in Commissione Sanità il tema caldo della disforia di genere e i protocolli seguiti all'ospedale Careggi di Firenze. L'annuncio del presidente Enrico Sosteni del Partito Democratico è arrivato durante il dibattito sulla mozione presentata dal presidente del gruppo di Forza Italia Marco Stella, poi respinta dall'Aula a maggioranza, che chiedeva l'audizione dei vertici di Careggi sul funzionamento della struttura organizzativa dipartimentale andrologia, endocrinologia, femminile e incongruenza di genere. Struttura che anche Centro di coordinamento regionale per le problematiche sanitarie relative all'identità di genere. Quell'audizione è già stata decisa, sarà prestissimo convocata, l'ufficio di presidenza della commissione dedicata appunto ai temi della salute, che è la terza commissione del Consiglio, ha già deciso una volta che verrà inviata la relazione degli ispettori di fare i dovuti approfondimenti. C'è quindi sembrato un atto ideologico, una un qualcosa volto più a marcare una bandierina, a mettere una bandierina, piuttosto che avere la vera volontà di, di approfondire un tema a cui nessuno si sottrae. È un tema che è veramente complesso e che va affrontato, a mio modo di vedere, eh, con, con grande rispetto. Un grande rispetto verso i professionisti e soprattutto un grande rispetto verso le famiglie. Che attraversano questo percorso, verso i bambini, i genitori, cioè tutti quelli che sono coinvolti all'interno eh, di questa dinamica che il Ministero ha deciso di, di approfondire e alla quale la terza commissione ha già deciso di non sottrarsi. Eh, non volevamo starci, non volevamo far sì che un tema così delicato, che meriterebbe di essere affrontato innanzitutto eh, da persone competenti in materia, in un'assise diversa da quella che è il Consiglio regionale che è un'assise politica, magari l'assise di un convegno, l'assise di un congresso, l'assise in cui persone che lo hanno studiato tutta la vita si confrontano e che invece che lanciarsi in invettive eh, che, che poco hanno a che fare, a vedere col voler capire realmente eh, come stanno le cose, come funziona eh, il centro di Careggi. Noi siamo rimasti veramente meravigliati e devo dire anche molto indignati rispetto a un voto del Partito Democratico che ha detto no no all'audizione in commissione dei medici che guidano il centro per la disforia di genere a Careggi. Dopo settimane di inchieste, dopo che Careggi è andata, e quindi Firenze la Toscana, al sistema sanitario regionale, su tutti i giornali nazionali e internazionali, su tutte le televisioni, per un tema molto importante che riguarda i bambini, il cambio di sesso dei bambini, oggi ci viene detto al Partito Democratico no, in audizione, in commissione no. Hanno votato contro alla mia richiesta, ormai sono settimane che chiediamo care... chiarezza su questo aspetto. Addirittura a careggi sembrerebbe vengono trattati con un farmaco che si chiama triptorelina, bambini di 11 anni. Quel farmaco blocca, è un farmaco bloccante off-label eh, che viene usato per curare la prostata negli adulti, nei bambini viene usato per la disforia di genere per bloccare la crescita ormonale. I dati sono molto allarmanti, nel 2023 quasi 160 bambini entrano e quasi 30 bambini vengono trattati con questo farmaco bloccante del quale non si conosce gli effetti eh, negativi sui bambini eh, nel trattamento per la disforia di genere. È chiaro che per noi era importante avere un punto di chiarezza, vengono curati o non vengono curati, lo psichiatra infantile c'è o non c'è, è vero che le sedute dello psicologo vengono fatte online. La domanda che ci sorge è ma è mai possibile che in sedute online si riesca a capire un bambino di 12 anni se veramente in quel bambino c'è una volontà per cambiare sesso o non cambiare sesso? Noi pensiamo che il tema della disforia, dell'incongruenza di genere sia un tema da non sottovalutare, non banale, da non strumentalizzare rispetto al quale però riteniamoci debba essere una cautela, e una prudenza importante poiché ha a che fare con bambini e bambini di età giovanissima, 10, 11, 12 anni. Abbiamo fatto delle domande a Bezzini. Che alle quali speravamo rispondesse oggi in aula. La prima è se nel team di Careggi che fa la presa in carico per quelle bambine e quei bambini che eh, denunciano un eh, problema di disforia di genere ci sono dei neuropsichiatri infantili, perché pensiamo che sia la figura professionale, specialistica, eh, necessaria, imprescindibile per valutare se il problema della disforia di genere deve portare al cambio di sesso. Quindi prima cosa questa. Seconda cosa chiediamo di sapere a quante bambine e bambine che vengono prese in carico a Careggi venga somministrata la triptorelina, che è un farmaco i cui effetti collaterali sono ad oggi dalla scienza sconosciuti. Penso eh, dovesse anche meritare un interessamento da parte del Consiglio regionale. Ci dispiace moltissimo che l'assessore Bezzini non sia venuto. Pensiamo che sia una mancanza di rispetto non tanto per i consiglieri che hanno proposto questo dibattito, tanto per tutte quelle famiglie che sono in questa condizione. Pensiamo che sia un tema che meriti una risposta da parte della Giunta regionale che non può scappare di fronte a un tema come questo. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'appuntamento con l'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.